Il cantante mascherato non avrà una nuova le ipotesi sullo show di Milly Carlucci. Il cantante mascherato è arrivato alla sua terza edizione in prima serata su Rai 1 e, stando a quanto riportato da Dagospia, sarebbe anche l'ultima. Il programma pare sia stato voluto fortemente da Milly Carlucci. Ma visti i risultati niente affatto soddisfacenti per la prima serata della rete ammiraglia. Pare che Viale e Mazzini non siano propensi a sovvenzionare lo show anche per il prossimo anno. Il cambio di programmazione per cui la trasmissione è stata spostata dal venerdì sera al sabato non ha certo premiato lo show che, infatti, si è dovuto scontrare con uno dei capisaldi dell'intrattenimento di Canale 5. Ovvero il serale di Amici 22. Il talento di Maria De Filippi, neanche a dirlo, sfiora i 4 milioni e mezzo di telespettatori. Mentre lo show canoro di Milly Carlucci non arriva nemmeno ai 2 milioni e mezzo. Risultati che, ad esempio, non sono paragonabili nemmeno con quelli di un altro format di successo come Ballando con le Stelle che, invece, fa il pieno di share. Secondo Prima Comunicazione, ci sarebbero stati già i primi incontri in Rai. A seguito dei quali si è vagliata l'ipotesi di non confermare il programma anche il prossimo anno. Sembrerebbe che il budget sia stato quello di 8 milioni per realizzare 6 puntate. Una cifra che Viale e Mazzini non hanno intenzione di sborsare nuovamente. Dopo il successo del primo anno che, in effetti, faceva ben sperare e sembrava potesse regalare nuovi momenti di televisione. Già la seconda stagione aveva mostrato segni di stanchezza, con ascolti leggermente in calo. Ma abbastanza buoni per giustificare anche un terzo appuntamento annuale. Quest'anno. Invece, la musica è cambiata, il pubblico si è notevolmente diradato e l'ora tarda di chiusura non favorisce l'impennata di share che ci si sarebbe potuti aspettare. Orice crestine pentru tine, fie egoista liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestul. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie când adun...